Ragazzi, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Allora, oggi ci dedichiamo allo studio del solfeggio applicato allo strumento, alla chitarra. Eseguirò un esercizio tratto dal libro Sight Reading System che ho pubblicato. La lezione è la numero 10 del manuale ed è tratta dal capitolo che interessa la lettura ritmica. L'esercizio, sviluppato sulla semplice figurazione ritmica, utilizzerà una sola nota per tutta l'esecuzione, in quanto l'attenzione è focalizzata sullo studio delle scansioni ritmiche presenti nelle battute. Da prestare attenzione in modo particolare quindi alla mano destra, al movimento. Ogni movimento della battuta è suddiviso in battere e levare nella pennata, quindi utilizzerò la pennata alternata giù, su, per ogni movimento. È chiaro che se l'esercizio inizia con una pausa di croma sul primo movimento e con la prima nota sul levare del primo movimento, utilizzerò la pennata in su, quindi verso l'alto. Attenzione al movimento del polso, che deve essere questo, quindi solo di polso, e non muovere tutto il braccio per l'esecuzione, restando rilassati e adeguarsi chiaramente alla velocità di esecuzione più comoda. Io lo eseguirò a 85 bpm, che può essere una velocità discreta per quanto riguarda sia l'esecuzione dell'esercizio che per quanto riguarda lo sviluppo della corretta tecnica. Sul manuale ci sono indicate le velocità metronomiche, che variano dal 60 a 120 bpm a seconda dello sviluppo, quindi del livello di bravura individuale. Ascoltiamo l'esercizio. Un, due, tre, quattro. Un, due, tre, quattro.